Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un altro coltello, sempre della tipologia dei Pucco, un coltello forgiato in Finlandia, quindi un coltello artigianale, Javanainen, non so se lo pronuncio bene perché è finlandese, penso si legga così, ma insomma, il modello è Ahola, anche qui non so se lo pronuncio in maniera esatta, però perdonatemi. Come vi ho già detto, è un coltello artigianale prodotto e realizzato in Finlandia. In stile Pucco. L'acciaio è un acciaio inox, quindi è uno degli acciai che io preferisco di più perché non ossida, ci posso tagliare di tutto. Sarà un po' più difficile riaffilarlo, però a me non mi interessa perché lo preferisco di gran lunga ad un coltello che quando mi serve è arrugginito, detta proprio in maniera bruta. Le caratteristiche principali sono che l'acciaio è un RVL 34. Il peso è 88 grammi, la lunghezza totale è 210 mm, la lunghezza della lama è 100 mm e lo spessore è 3,1 mm. Manico in legno e il fodero in cuoio, realizzato a mano, come vi ho già detto, ovviamente ha un taglio scandinavo, come vedete dalla lama. Prima di iniziare il test, o perlomeno le varie prove che farò su questo coltello, vorrei soffermarmi un attimo sul fodero perché la realizzazione artigianale sia del coltello e sia del fodero, poi vi lascerò delle immagini prese direttamente dal sito dell'artigiano dove mostra come realizza questi articoli. E la cosa che mi piace molto è che all'interno, non so se si riesce a vedere, ma all'interno c'è un proteggilama in legno. Di solito è materiale plastico, ma questo è proprio come le facevano un tempo, questo artigiano le realizza tuttora. Ovviamente cucita a mano, fodero in cuoio, come ho già detto, e devo dire che è realizzato veramente, veramente bene. Passante per la cintura, tutto in cuoio, come già detto. Una volta che reinserite il coltello all'interno, c'è una piccola pressione, attrito che si crea fra il manico e il cuoio, quindi il coltello, vedete, non esce nemmeno a scuoterlo fortemente. E che dire, proviamo subito il filo della lama, quindi come sempre primo test e ultimo test della giornata è il filo della lama. Io ancora non ci ho tagliato nulla, come esce dalla confezione. C'è una piccola incertezza a metà lama, ma mi sa che non è nulla di problematico, vedete, non è, riesce a tagliare tutto estremamente bene. Magari a caso do una piccola passata di cuoio e torno. Ma è più una cosa mia, nel senso è una sensazione che ho, ma come vedete taglia e taglia bene. Accidenti se taglia, vedete. Solo una mia impressione, sto guardando il filo della lama, ma non vedo nessuna tacca, nessun difetto. La durezza dell'acciaio, come vi ho detto, è un RVL 34 e la durezza è di 59 hrc. Taglia veramente bene, appena uscito dalla scatola. Dopo lo riproveremo a fine della giornata di prove. Ovviamente poi in descrizione vi lascio il sito dell'artigiano, dove è possibile vedere tutte le caratteristiche dei vari coltelli che produce, perché ne produce veramente parecchi, sempre in stile scandinavo, sempre in stile nordico, e fa anche dell'acciaio damasco, ho visto, e sono veramente dei bei coltelli. E poi questi ovviamente li trovate anche sui siti, sui più famosi siti di vendita online di coltelli. Guardate bene, ora poi mi metterò a video tutti i dettagli, ma guardate anche le rifiniture, sono veramente, veramente, veramente fatte bene. Guardate come lustra questo acciaio, è specchiato praticamente. Bene, iniziamo. Ovviamente un coltello del genere non ci si può pretendere di buttare giù gli alberi o fare del batoning estremo o del chopping a livelli di macete, però
Oggi proveriamo un po' di tutto, perché questo è un coltello che si addice, un coltello da campo, diciamo, o da caccia anche, e potete fare qualsiasi lavoretto. Questo è un coltello, si può dire, anche da escursionismo, perché la lama è 10 centimetri, non pesa tanto, ci potete fare tutto, è parecchio robusto, ci potete tagliare dal panino ai picchetti per la tenda. E magari ci potete fare anche un po' di legna per il fuoco. Proviamo subito a fare qualche test. Proverei subito a fare un test di batoning su questo albero ormai caduto. Un po' come si comporta. Ovviamente è un test per un pucco quasi al limite, perché non lo utilizzeremo mai per fare del chopping o del batoning, un pucco, ecco. Però vediamo un po' come si comporta. Si comporta abbastanza bene. Come vedete, riesce a entrare nel legno molto bene, anche se è un coltello di queste dimensioni, ecco. Direi che si comporta molto bene. Adesso proviamo un po' di chopping, prima su del legno un po' più piccolo, vediamo un po' come si comporta. Guardate, direi che è un legnetto piccolo, però il suo lo fa. Direi che lavora abbastanza bene. Proviamo con un legno un po' più importante. Non lo voglio stressare troppo, perché, come vi ho già detto, è un pucco, non è uno per fare né chopping né batoning, però questi test dobbiamo farli. È legno duro, eh? Non è legno verde. Comunque il suo lo fa con un po' di fatica, però il risultato si ottiene. Ovviamente acciaio inox, come vedete, non si ha il minimo cedimento dell'acciaio, tiene molto bene, non si vede neanche i segni, diciamo, del colpo, proprio niente. Proviamo ancora. Vedete, anche se colpisco sulla punta, non fa fatica. E anche come manico si impugna molto bene e non scivola, anzi, anche senza guanti si ha un grande grip. E quasi incollato, non scivola, anzi, questo legno è quasi, non voglio dire appiccicoso, ma diciamo antiscivolo, dai. Per ora sono molto molto soddisfatto. Adesso invece proviamo a fare i classici test che si fanno con un pucco, quindi i cosiddetti ricciolini al legno. Qualche intaglio, per esempio un picchetto, una tacca su un incastro, insomma, roba più da campo. Non so se riuscite a vedere, ma riesce a intagliare il legno in una maniera incredibile.
entra proprio dentro le fibre e riesce proprio a pelarlo. Guardate come riesce a pelare il legno. Guardate, riesco proprio a fare dei capelli. No, questo è dell'incredibile. Aspettate, ve lo faccio vedere meglio. No, come riesce a lavorare il legno, niente da dire, è veramente incredibile, ragazzi, veramente incredibile. Questo è quasi un coltello da intaglio. Si riesce a lavorare il legno in una maniera incredibile. Oltre a tutto il resto, non è solo un coltello da intaglio. Però per i lavori da campo questo è il top. Ma lo mangia, guardate. Lo affetta, non è che lo intaglia, lo affetta proprio. Senza problemi. Adesso proviamo a fare i trucioli. Ovviamente questo per i trucioli è legno secco, no, servono a nulla. Io non è che sia un artista dei trucioli, ma devo dire che si riesce a lavorare molto molto bene. Come entra, guardate come arriccia il legno. Comunque anche per la questione acciarino non c'è problemi, anzi, guardate, si riesce a fare tutte le scintille che si vuole. Ovviamente sulla dorsale poi rimane un po' sporco, ma basta far così e torna come nuovo. Come ultima prova guardiamo se ha perso il filo. Niente. Senza problemi, come appena uscito dalla scatola. Beh, che dire di questo coltello? È un coltello in stile scandinavo con la lama in acciaio inox, realizzato da un artigiano finlandese. Ovviamente se lo comprate non ci sarà la dogana perché comunità europea, e devo dire che come pucco mi garba parecchio, perché intanto, come vi ho detto, io preferisco sempre gli acciai inossidabili, perché anche per una questione di manutenzione, se ci devo tagliare il cibo, preferisco l'acciaio inox, semplicemente. Le caratteristiche ve le ho già dette, è un coltello tutto fare da campo, io ve lo consiglio anche per escursionismo e trekking, perché non pesa nemmeno tanto, è anche molto bilanciato. E che dire, io in descrizione vi lascio tutti i link al loro sito, a dove potete trovarlo, alle caratteristiche principali. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, qualsiasi domanda lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.